Bene, vediamo oggi di ripassare le leggi di conservazione. Sono una conseguenza diretta dei principi della dinamica. La prima, quella più importante, è quella dell'energia. Il concetto di energia è associato al concetto di lavoro. Se ho un oggetto che si sposta su un tratto delta x ed è soggetto a una forza F, normalmente non parallela allo spostamento, alfa è l'angolo tra forza e spostamento, allora intendo come lavoro il prodotto scalare di forza per spostamento. Diversamente dal prodotto vettoriale, questo prodotto è commutativo, cioè l'ordine dei fattori non ha importanza. Il risultato è uno scalare che ha come valore l'intensità della forza, la lunghezza dello spostamento per il coseno dell'angolo tra forza e spostamento. Il fatto di avere qui il coseno comporta una cosa piuttosto particolare, per cui per esempio il concetto di lavoro in fisica è diverso dal concetto di stress fisico nell'immaginario di tutti i giorni. Perché? Una forza non nulla, lungo un percorso non nullo, può fare un lavoro nullo se l'angolo è di 90 gradi. Se io prendo la valigia, mi prendo per mano, applico una forza verticale, mi sposto lungo il pavimento, spostamento orizzontale, tra i due sono 90 gradi, non colgo lavoro. E lì diventa zero perché il coseno di 90 gradi è zero. Di fatto la fatica fisica che svolgo sia che io tenga ferma la valigia sul posto o che mi sposto in avanti è identica, la sola differenza è che se mi sposto devo vincere l'attrito con l'aria e col pavimento. Quello si porta via energia. Ma per reggere la valigia mi stia ferma o mi muova è uguale. Bene. Il lavoro può essere negativo se quest'angolo è più grande di 90 gradi. Se la componente della forza lungo lo spostamento è opposta allo spostamento, è un lavoro frenante, quindi è un lavoro tipo negativo. D'accordo? Se utilizzo la seconda legge della dinamica, posso dimostrare che il lavoro per andare da una posizione iniziale a una finale, tipo in queste condizioni, vale la metà della massa dell'oggetto su cui la forza agisce per la velocità in b al quadrato meno la metà della massa per la velocità in a al quadrato. Questo vale qualunque sia la forza. Di solito lo si ricava per forze costanti, ma in realtà vale per tutte le forze, indipendentemente da come sono fatte. Questo prende il nome di teorema dell'energia cinetica, perché la grandezza che appare qua a destra, un mezzo della massa per chilo al quadrato, prende il nome di energia cinetica, qui è quella in B e qui è quella in A. Si chiama teorema delle forze vive, perché prima di usare il concetto di energia si usava il concetto di forza vive. Quindi che cos'è l'energia? L'energia è la possibilità di svolgere il lavoro. Energia cinetica o mezzo massa via la seconda. Questo, ripeto, è una relazione molto potente perché vale per qualsiasi tipo di forza in gioco. Se l'energia cinetica in B è uguale a quella in A, allora dico il lavoro è nullo perché la differenza viene zero. È chiaro? Detto questo, posso cancellare? Quando avete fatto la dinamica sicuramente avete già visto la forza peso M per G diretta verso il basso. Questo è un tipo di forza per il quale considerate
uno spostamento verticale da A a B è il lavoro che la forza peso fa per spostare l'oggetto da questo punto a questo punto. Ok? Vettore verso il basso, forza verso il basso, il lavoro è positivo. Ed è l'intensità della forza peso che è m per g e il dislivello che è h. Quindi io leggevo questo legge potenziale. Ci arrivo tra un istante. Ottengo lo stesso risultato se seguo questo percorso. Da A a C e poi da C a B. Quindi questo lavoro è lo stesso sia che io vada da A a B che vada prima in C e poi in B. Perché? Beh, supponete che l'inclinazione sia alfa. Allora la forza lungo il piano inclinato, la forza, il peso diciamo parallelo al piano, vale mg per il seno di alfa, alfa angolo di inclinazione, h è l'altezza, l è lunghezza del, anzi, l minuscola lunghezza del piano inclinato da AC, lo spostamento da AC, l piccolo, vale h fratto il seno di alfa, l piccolo ipotenusa, h cateto opposto ad alfa, quindi l'altezza del piano è ipotenusa diviso, scusate, h vale ipotenusa diviso seno alfa, anzi nel contrario, scusate. Sì, hl. Ok? Di conseguenza il lavoro per andare da A a C, il lavoro della forza peso, è il parallelo per L, che vale mg sen alfa per h fratto sen alfa. I due seni vanno via. Dopodiché da C a B vuole nullo, perché spostamento e forza sono perpendicolari. Quindi mgh sia che cada verticalmente sia che esegua questo percorso particolare. Quando questo succede, cioè se il lavoro per andare da un punto ad un altro non dipende dal percorso seguito, ma solo dal punto iniziale e finale, quella forza, che poi di quel lavoro, si chiama forza conservativa. Nelle ipotesi che non ci sia attrito, certo. Tutte le volte che ho una forza che ha questa caratteristica, cioè che il lavoro per andare da un punto a un altro non dipende dal percorso ma solo dal punto di partenza e di arrivo, la forza è conservativa e il lavoro posso esprimerlo come la differenza tra il valore di una funzione che dipende solo dalla posizione calcolata in due posti diversi, la partenza e l'arrivo. Questa funzione particolare prende il nome di energia potenziale. E qui ho l'energia potenziale di partenza meno quella di arrivo, si esprime di solito dicendo che è meno delta U, perché per delta si intende sempre il valore finale meno quello iniziale. Quindi, ripeto, se il lavoro non dipende dal percorso, la forza è conservativa, nel qual caso esiste l'energia potenziale che ha questa relazione col lavoro. Il lavoro è dato dalla diminuzione dell'energia potenziale. Ok? Ma l'energia potenziale in B non sarebbe uguale a zero? Prego? L'energia potenziale in B è uguale a zero? Certo. Perché la quota è nulla. Se tu fissi questo livello di quota nulla, l'energia in B è zero. Valore iniziale meno valore finale, mgh meno 0 uguale mgh, nessun problema. Un'altra domanda? Io. Lavoro tra C, da C a B. Sì. A sito che è 0. Certo. Prendendo come formula mgh. No. Ok.
queste sono perpendicolari tra di loro, la forza peso è verticale, lo spostamento è orizzontale, l'angolo 90 gradi, il lavoro è nullo. Cosciente di 90 gradi è zero. Non ci sono 180 gradi, qui ce ne sono 90. La forza è verticale, lo spostamento è orizzontale, questo angolo è retto. Punto cruciale anche per la forza peso, come per forza di qualsiasi tipo, il lavoro vale sempre l'aumento dell'energia cinetica, ma questo è anche uguale alla diminuzione dell'energia potenziale. Se metto insieme queste due relazioni ho che l'aumento dell'energia cinetica è uguale alla diminuzione dell'energia potenziale, quindi se sommo le due variazioni ho zero. Quindi l'energia meccanica totale, fatemela scrivere qua sopra, che è energia cinetica più potenziale, è costante. Ecco perché la forza è conservativa. Cosa conserva? Conserva l'energia meccanica totale. Morale della favola, che uno dei teoremi più importanti di tutta la fisica è questo. Se ho un sistema, anzi, vediamo così, questo ve lo dico tra un secondo, che succede invece, posso cancellare? Che succede se sono presenti anche forze non conservative? Allora, posso immaginare che la mia forza risultante, la F, sia dovuta a una parte conservativa più una parte non conservativa. Agiscono sia forze conservative che forze non conservative. Analogamente il lavoro svolto dalla forza risultante sarà un lavoro dovuto alle forze conservative più un lavoro dovuto alle forze non conservative. Ma questo, tutto il lavoro è uguale all'aumento dell'energia cinetica, perché vale per qualsiasi forza. Solo questa parte è dovuta, posso esprimerla come la diminuzione dell'energia potenziale, questa no. Di conseguenza, la variazione di energia cinetica più l'energia potenziale, cioè la variazione di energia totale, è uguale al lavoro delle forze non conservative, che di solito è negativo, perché l'attrito si oppone sempre al lavoro. Morale della favola, se ho un sistema nel quale le forze non conservative non svolgono lavoro, questo è zero, l'energia meccanica si conserva. Legge di conservazione dell'energia meccanica. Se invece sono presenti forze non conservative o se viceversa verifico che l'energia meccanica non si conserva, ne deduco che le forze non conservative svolgono lavoro. Mi spiego meglio con un esempio molto, molto semplice. Se prendo il gesso e lo lascio cadere, okay, cosa succede? Il gesso tocca il tavolo o il panno e rimane dov'è. La sua energia meccanica è sparita. Quando era per aria, la mia mano aveva un'energia MGH, che adesso ho cancellato. Cade, la collisione col panno trasforma l'energia da meccanica in un altro tipo. Energia interna, energia termica, che non è più riciclabile. Quindi sono presenti forze dissipative in generale, forze non conservative, perché l'energia meccanica non è costante. Se invece il lavoro svolto dalle forze non conservative è zero, allora l'energia meccanica totale non cambia, la sua variazione è nulla. Ok? Tutto chiaro? Posso cancellare? Altra legge di conservazione più importante ancora.
puntate. Il secondo principio della dinamica ha come sua corretta formulazione il principio della dinamica. La risultante delle forze applicate a un sistema, a un oggetto, vale la rapidità con cui cambia la quantità di moto. P è la quantità di moto. Quindi se la forza applicata risultante è nulla, allora la quantità di moto è costante. Perché questo delta è zero. Non c'è l'accelerazione. Non capisco. Non c'è l'accelerazione. Certo, la quantità di moto si conserva. Questo se parlo di un oggetto puntiforme. Se ho un sistema di corpi, più oggetti, quello che prima era P diventa la quantità di moto totale. E F sono le forze esterne al sistema, dovute a oggetti che non ne fanno parte. Se le forze applicate da agenti esterni al sistema è nullo, allora la quantità di moto totale del sistema si conserva. Le singole parti del sistema possono accelerare, ma il totale no. Legge di conservazione della quantità di moto. Quindi se ho per esempio una collisione tra due carrelli, le forze esterne al sistema hanno risultante nulla, perché in entrambi i casi sono la forza peso e la reazione veicolare normale. Queste si cancellano tutte e due. Il corpo 1 accelera a causa del corpo 2 durante l'urto, e il corpo 2 accelera a causa del corpo 1 durante l'urto. Il sistema nel suo complesso ha risultante le forze esterne 0. Quindi la quantità di moto totale dell'1 più quella del 2 dà un totale che è costante. Quindi tanto aumenta 1, di tanto diminuisce l'altro e viceversa. La quantità di moto in un simile urto è sempre conservata. Esistono urti speciali in cui si conserva, oltre a quantità di moto, anche l'energia cinetica. In quel caso parlo di urto elastico. Mentre gli urti reali sono normalmente anelastici. Se ho due carrelli uguali e in mezzo ci metto della colla o un adesivo, quando collidono rimangono fermi. La loro energia cinetica sparisce del tutto. Quello è un urto che conserva quantità di moto, ma non energia cinetica. La massima dispersione di energia cinetica si ha con gli urti totalmente anelastici, che avvengono quando i due corpi dopo l'urto rimangono uniti. Lì ho la massima variazione di energia cinetica. Chiaro? Molto bene. Esercizio. Posso cancellare? L'esercizio, approfitto per farvi vincere un pochetto la paura dell'esame di Stato, viene da un esame di Stato, quello del... anzi, cioè, dalla simulazione di febbraio di quest'anno. Se andate su internet lo trovate. Quesito 7, quindi simulazione della seconda prova, data in febbraio 2019. Dice, una sfera di massa M urta centralmente. Cosa significa urta centralmente?
che l'urto avviene lungo la congiungente dei centri di massa, quindi non ci sono angoli, questo è un grosso vantaggio. Urta rispetto centralmente a velocità V contro una altra sfera che ha una massa di 3m, inizialmente ferma. Domanda A. Stabilire la velocità delle due sfere dopo l'urto nell'ipotesi che l'urto sia completamente elastico, cioè si conservi la quantità di moto. Ok? La velocità di quanto si muove quella piccola e quanto si muove quella, chiamiamo la sfera piccola 1, la sfera grande 2. Non so il valore numerico di m, il valore numerico di v, più piccolo. Chiamiamo per esempio dopo l'urto questo avrà v1 e questa qua v2, stop. Ok, questi sono dopo l'urto che sono prima. D'accordo? Siccome l'urto è centrale, siccome non mi dicono altro, presumo che non ci sia dritto, non si considererebbe, e che quindi si conserva la quantità di moto totale. Prima dell'urto solo questa sfera ha quantità di moto uguale m per v. Dopo l'urto la pallina 1 ha quantità di moto mv1, la sfera 2 ha 3m di 2. Quanto è il moto totale prima dell'urto, quanto è il moto totale dopo l'urto. Qui ho preso, assumendo per ipotesi, che questo sia il verso positivo. Chiaramente verrà fuori che una delle due velocità è negativa e l'altra è positiva, per forza. Ok. Conseguenza di moto. Ma se è totalmente elastico, perfettamente elastico, si conserva anche l'energia cinetica. Prima dell'urto era un mezzo di m di quadro, solo questa sfera aveva energia cinetica, questa era priva perché era ferma. Dopo l'urto un mezzo m di 1 quadro più un mezzo 3m di 2 quadro. Queste due relazioni devono valere insieme, elemento a sistema. È possibile che dopo l'urto la pallina 1 si perda? Prego. Che dopo l'urto la pallina ce lo diranno nelle copioni. Sia la prima che la seconda equazione ha tutti i termini multipli di m, quindi divido per m tutto quanto. La seconda ha anche termini multipli di un mezzo, moltiplico tutto per 2 e ottengo v uguale a v1 più 3 di 2 e v1 quadro uguale a v1 quadro, quadro più 3 quadro. Ok? Un minimo di algebra, porto v1 al secondo, al primo termine, ho v meno v1 che è uguale a 3 di 2, lo faccio anche con la seconda equazione, questo è un prodotto notevole, questo si scompone in v meno v1 v più v1. Ma questa parte vale 3 di 2 perché me lo dice la prima equazione, quindi la seconda equazione diventa 3 volte V2 per V più V1 che vale 3 V2 la seconda, 3 lo butto via, V2 anche, e ho che V più V1 uguale V2. Cancello da questa parte. Quindi ripeto,
teniamo la prima equazione buona, quindi V è uguale a V1 più V2 e V più V1 uguale a V2. Qui indifferente quale uso, per esempio posso sostituire V2 nella prima e ottengo V uguale a V1 più 3 volte V più V1, per cui ottengo V1, tolgo le parentesi, ho 3, 3 qua e 3 qua, qui ottengo V1 più 3V1 che fa 4 volte V1, e qui ottengo V meno due, meno 2V, da cui V1 è meno un mezzo di V. V1 rimbalza verso sinistra, alla metà della sua velocità iniziale. Una volta che conosco V1, posso trovare V2. E V2 lo trovo da questa, per esempio. Scusate solo un secondo, che controllo. No, mi sa che ho scambiato più nei V2. Lo rifacciamo, non c'è problema. Riprendiamo da qua, questa, la seconda la prendo da qua sotto, quindi V più V1 è uguale a V2, ok, di conseguenza dovrebbe venire V è uguale a V1 più 3V più 3V1. No, rimane uguale a prima, non so, c'è un errore da qualche parte. Ma non c'è un errore che c'è. Prego. Allora, l'ho appena fatto, quindi veniva fuori questo, come questo personaggio. Trovo che V più V1 uguale V2, perché questa parte vale 3V2, posso cancellare, mi rimane solo V2, quindi ho V più V1 uguale a V2, d'accordo. Di conseguenza ottengo che la V1 vale V2 meno V, quindi
quindi proviamo a cambiare. V viene V2 meno V2 tra V2 tengo che V2 vuol dire che il 4 vale un mezzo di V, e questo è corretto. Una volta che ho V2 posso inserirlo qua dentro nella seconda equazione, quindi ho V piccolo più V1 che è uguale a V2 che è un mezzo di V, e quindi V1 viene meno procede verso destra a metà della velocità iniziale della palla più leggera. Ok, dopodiché abbiamo che V più V2 meno V piccolo uguale, scusate, più tre volte V grande, e questo l'abbiamo già fatto, mi serviva l'altra velocità, eccolo qua, V1 uguale V2 che è un mezzo di V, e quindi al segno opposto. Una viaggia con più un mezzo V da questa parte e l'altra meno un mezzo V dall'altra parte. Qui c'è nel caso che la giunta sia in anticipo. Era corretto. V1 è meno un mezzo V piccolo, V2 è più un mezzo V piccolo. La sfera grande si muove verso destra, quella leggera rimbalza verso sinistra. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, stessa domanda, ma nel caso di uso totalmente anelastico. Non posso più usare la conservazione dell'energia cinetica, ma so che dopo l'urto i due corpi rimangono attaccati. Ok? In questo caso la cosa più semplice è che mi si posso cancellare. Domanda B. Dopo l'urto i due oggetti formano un unico corpo. Si continua a conservare la quantità di moto totale. Quindi quantità di moto prima dell'urto era m per v. Dopo l'urto ho una velocità ignota, ma so che la massa è la massa totale, sarà m più 3m, per chiamiamola v'. I due corpi si muovono con la stessa velocità e rimangono attaccati. M più 3m fa 4m, qui ho m e viene che v' è un quarto di. Sistema fuso, se volete, con le due sfere attaccate unite, procede ad un quarto della velocità del proiettile iniziale. Questo è esaurito il quesito 7 della simulazione 5, che praticamente non era abbastanza. Domande?
andiamo a vedere un esercizio di quelli del libro. Posso cancellare? Quanto tempo abbiamo? 5 minuti. No, ce la facciamo. Fate gli esercizi, pagina 217. Ok? In particolare il 2 e il 4. Li vediamo casomai la volta prossima.